Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale YouTube. Oggi, come avrete letto dal titolo, ci addentriamo un po' nell'attualità. Infatti, come già alcuni di voi sapranno, negli Stati Uniti Trump sta per stanziare un decreto perché abolirà TikTok, la piattaforma dell'anno, diciamo, che è scoppiata negli ultimi mesi, vero Fede? Sì, ormai quanti download c'ho? Tanti, milioni su milioni. Milioni su milioni su miliardi, secondo me 3 o 4 miliardi ci stanno di download. Allora noi abbiamo pensato di fare una cosa, innanzitutto di fare le nostre considerazioni, poi nei prossimi video vedrete una reaction di questa notizia o le opinioni della gente. Infatti andremo in piazza, faremo qualche intervista, si può dire. Sì. Ed è poi un format che rilanceremo più e più volte, quindi fateci sapere nei commenti se può piacervi l'idea di questo format di intervistare, interagire con la gente su anche argomenti di attualità, ecco. Mm-hmm. Per diventare anche un attimo seri, diciamo. Esatto. Lo facciamo sempre con divertimento, con tanta ignoranza, ma è importante questi temi, anche discuterne è sempre bello, giusto? Sì, prendiamoli molto sul serio. Fede, cosa pensi? TikTok negli Stati Uniti non c'è tanto da prenderla sul serio, però esatto, cosa pensi tu di questa cosa? Ma cosa penso? Un bene, ma allo stesso momento anche un male. Dato che... Perché un male, perché un bene? Ma bene perché, dato che ormai è un'app che utilizzano tutti, è un modo per perdere tempo davanti al telefono. Quello sì. Addio Candy Crush Saga del 2009, che ormai non frega il cazzo a nessuno. La cosa negativa è che comunque rincoglionisce le persone. Tu, TikToker, cosa vuoi fare nella vita? Vuoi fare soldi in sta maniera? Vai a lavorare! Fuori dalle balle. Io personalmente ho tratto due considerazioni da ciò. Innanzitutto voglio aspettare che sia ufficiale questa cosa, primo. Secondo, c'è da dire che TikTok è un'applicazione cinese, per chi non lo sapesse. E quindi, come tantissimi di voi sanno, tra... Diciamo che Stati Uniti e Cina non sono proprio amici, vero Fede? No, e quindi Trump l'ha definita un'applicazione che può creare un danno a livello nazionale, insomma è pericolosa a livello nazionale, una cosa così. Ci stanno quindi le bombe nucleari all'interno di... All'interno di TikTok, TikTok ragazzi potrebbe far esplodere i cellulari, quindi state esatto. Attenti. C'è una bomba all'interno che boom! A mio parere, ragazzi, questa scelta non andrà molto a buon fine, perché dall'altro lato si sa quanto al giorno d'oggi sia facile craccare un'applicazione. E per esempio TikTok craccato, penso che negli Stati Uniti ci sarà sì. Sicuramente. Quindi ragazzi, sì, diciamo che va un po' anche secondo me ad ampliare l'illegalità delle applicazioni pirata questa cosa qua, perché tantissime persone negli Stati Uniti scaricheranno TikTok craccato, come noi tante volte abbiamo visto Spotify craccato, Netflix, tanti servizi streaming, sarà anche TikTok, a mio parere. Poi non so se... bisognerà vedere, magari restringono un po' le norme negli Stati Uniti, cioè... ampliano le norme negli Stati Uniti, magari, non so. Se togliamo via qualche boiata da internet, forse, chi lo sa, le cose potrebbero andare per il verso giusto per ognuno di noi. Che certo. Sai, se guardiamo uno che si butta dal balcone e diventa virale, la gente pensa, ma sì, dai, perché non lo facciamo anche noi? Ad oggi ci sono persone, noi per primi siamo molto influenzati da ciò che vediamo sul web, da ciò che vediamo un po' in generale. Sì. Comunque, fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questa scelta di Trump. E inoltre, ragazzi, avevamo in mente di portare dalla prossima settimana circa 2 video a settimana. Ci proviamo. Ci proveremo, ragazzi. Ci proveremo. Non promettiamo niente, nulla, però ci proveremo. L'intento è quello, ragazzi. E poi vogliamo creare nuove serie. Questa già potrebbe essere una serie, potrebbe esatto. Essere un primo episodio di una lunga attualità. Serie. Attualità, dove ci sediamo, parliamo un po' di cose nostre. E poi voi, ovviamente, vogliamo un po' interagire anche con voi. Quindi fateci sapere la vostra opinione, ragazzi. Scriveteci, diteci qualcosa. Quindi, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanellina degli avvisi se non ancora non l'avete fatto. Ti fermo un attimo,
Ragazzi, il circa l'80% delle persone che guarda i nostri video non è sono iscritti. Quindi... Ancora. Mi volete far incazzare? Mi ragazzi, Fede si arrabbia. Mi volete far incazzare allora? Ragazzi, veramente iscrivetevi. Per voi non è nulla. A noi ma per noi è tantissimo, tantissimo ragazzi. Iscritti in più fa la differenza. Quindi iscrivetevi. Perché? Grande Fede. Altrimenti qua... Dai, ragazzi, il canale. Non è convincente questo faccino, non è convincente. No. No, neanche un po'. Neanche un po'. Vabbè, ragazzi. Ciao.